si riassumono di queste 5-6 parole l'essenza del Prometeo. E quindi entrare dentro il concetto di suono mobile è, perlomeno se non proprio la metà, ma almeno sicuramente un terzo dell'insieme di Prometeo. E quindi mettere assieme appunto suono mobile e spazio è il primo elemento, perché appunto il suono mobile vive in uno spazio, non può esistere diciamo come entità autonoma. E adesso io non vorrei entrare troppo nello spazio, perché altrimenti il discorso si allarga troppo, però due parole almeno per evocare gli elementi dominanti, perché il nono, e soprattutto in Prometeo, diciamo che ci possono essere quattro tipi di spazio, quattro caratteristiche dello spazio. Lo spazio architettonico, lo spazio musicale, lo spazio elettroacustico e lo spazio utopico. E questa, diciamo, è la componente utopica presente ovviamente in molte altre opere, soprattutto negli anni 80. E lo spazio architettonico, come voi sapete, Nono ha scelto, proprio per quanto era stato scritto qui, non scenografo, non personaggi tradizionali e non regista, di non fare un'opera come in fondo La Scala, che era il produttore, e non so quanto da Biennale, che era il committente, sapevano quando hanno dato appunto via questo progetto. Però nel progetto noniano, che come vedremo nasce ben prima dell'84, che è ovviamente la data della prima esecuzione assoluta, voleva andare oltre il concetto di opera tradizionale e quindi investire i molti fondi che si spendono, si spendevano e si spendono anche tuttora per la parte teatrale dell'opera, dedicata invece al suono e allo spazio. Ecco, e quindi da qui nasce la collaborazione con Renzo Piano e la costruzione di una struttura e la scelta di uno spazio architettonico capace di contenere la sua idea di opera, di suono e di spazio. Quindi adesso metto solo un po' questa diapositiva che mostra lo scheletro di questa struttura che ha costruito Renzo Piano e che è un vero e proprio contenitore. Potremmo vederlo in una scala diversa, come può quasi uno strumento musicale che raccoglie al suo interno pubblico ed esecutori, ma in realtà è proprio, come dire, quasi una macchina sonora, cioè pensata proprio per contenere il pubblico e gli esecutori e poter avere, diciamo, quella prospettiva anche verticale che Nono richiedeva. Difatti le caratteristiche che Nono voleva e cercava all'interno per la sua opera, insomma, per questo Prometeo, erano legate appunto innanzitutto a scegliere uno spazio fisico adatto come contenitore. Però, come vedremo anche poi la ripresa, ad esempio a Milano, che l'ha fatto all'Ansaldo, voleva uno spazio in cui c'era anche un legame con una storia, una funzione culturale, una funzione sociale. Questa chiesa di San Lorenzo, vedremo come aveva anche tradizioni musicali legate alla liturgia, però abbastanza importanti. E poi per Nono lo spazio architettonico spesso era per fonte di idee musicali e San Lorenzo, difatti, Nono l'ha frequentata già prima che cominciassero i lavori, passeggiando, ascoltando e durante tutto il mese che hanno costruito questa struttura, lui voleva proprio entrare in questo suono proprio della chiesa in questo caso. Ecco, difatti lui parla in verso Prometeo, che è il
diciamo, il catalogo, che però di fatto un libro scritto a più mani su Prometeo, della spazialità propria dei luoghi, e lui fa riferimenti ovviamente a San Marco, che era forse il riferimento veneziano a lui più caro, e purtroppo non è mai riuscito a eseguire la sua musica lì dentro. L'abbiamo fatto ovviamente dopo la sua morte con Diario Polacco, forse sarà stato 5-6 anni dopo, se non ricordo veramente la data. E Notre Dame a Parigi, e la cosa che lui notava e che riteneva importante è che la musica in quei luoghi era sempre eseguita nello spazio in alto. E per questa ragione lui ha voluto costruire, quasi rovesciare, se volete, un po' il teatro tradizionale, che insomma il palcoscenico è a un livello e casomai è il pubblico che ha più livelli, pensiamo alla Fenice, il teatro italiano in generale. È stato anche esplorato dicendo che la composizione era pensata, costruita proprio per le geometrie in cui si doveva suonare. Questa era una tendenza, se pensiamo già da Perotinus e tutto l'avvento della polifonia, i legami fra spazio e suono e musica. Ecco, in questa stampa che era stata riprodotta appunto all'interno di questo libro Verso Prometeo, vediamo proprio chiaramente quanto poi scrive anche Noro. San Lorenzo era divisa in due parti, una parte per la clausura, e quando siamo entrati c'erano ancora queste grate, sono state portate per poi avere lo spazio completo, e questa è la parte dei fedeli, diciamo, non legati ai volti. E come vedete, i cantori e anche gli strumentisti, ci sono archi, violini e cose di questo tipo, i due organi erano tutti nello spazio alto e anche in disposizione, come si diceva a quei tempi, battenti i due organi, quindi per avere effetti appunto di contrappunto, di risposte fra i vari esecutori. Ecco, quindi diciamo, ecco, se vedete qui ci sono ancora queste grate, sono state tolte solo parzialmente per far entrare, diciamo, la struttura, e sono state tolte qua sotto, ma qui sotto ci sono ancora. Ecco, dopodiché abbiamo lo spazio musicale, lo spazio in cui dove Nono colloca i musicisti, e quindi questa struttura che è stata pensata proprio, abbiamo qui il modello, quindi è inutile che vi mostri i dettagli, lo possiamo già vedere, come appunto i musicisti sono collocati a tre livelli a 360 gradi intorno al pubblico, che è collocato invece sulla base della struttura, che è sollevata più o meno 3 metri dal suolo. Ecco, quindi la disposizione dei musicisti in questa struttura è organizzata con addirittura due direttori, uno che dirige quattro gruppi orchestrali e il coro, il direttore 1, e vedete che le orchestre, i gruppi orchestrali sono collocati a livelli diversi, quasi, come dire, in quadrifonia, come pure anche il coro, e tutti i solisti, che sono appunto le voci, due soprani, due contralti, un tenore, i fiati, il flauto, il clarinetto e tuba, le due voci recitanti, tre archi, viola, violoncello e contrabbasso, e le percussioni, che erano delle percussioni a vetro, quindi delle campane di vetro che originariamente dovevano essere fuse a Murano, però non si era trovata la dimensione giusta, e poi si sono trovate a trovare in Germania, credo, quello che effettivamente sono state poi utilizzate. Però, diciamo, il suono di per sé di queste campane a vetro serviva per eccitare poi il processo elettronico di trasformazione. Quindi erano riprese con microfono a contatto,
ma questo suono veniva trasposto di due ottave verso il grave e riverberato con un riverbero molto lungo di 15-20 secondi. E quindi il suono, la caratteristica del suono era data più dal processing che dal suono della campana in sé. Ecco, quindi questo, diciamo, era la collocazione. A quanto detto, ovviamente, bisogna aggiungere anche tutta la parte degli altoparlanti che danno luogo allo spazio elettroacustico. E qui vedete i 12 altoparlanti disposti anche loro a diverse altezze e con una geometria abbastanza specifica. La regia del suono era collocata al centro, dove c'era l'altare che divideva appunto le due zone, come dicevo prima, e con due altoparlanti in alto che davano, come dire, la presenza centrale soprattutto delle voci e dei solisti. E lo spazio elettroacustico, come vedete in questa diapositiva un po' così evocativa, creava diverse tipologie di movimenti e di collocazioni, compresi anche degli altoparlanti disposti sotto la struttura che creavano un suono, diciamo, avvolgente verso l'esterno. Difatti l'elemento, direi, dominante di questa struttura, oltre alle funzionalità di cui si diceva, era anche la capacità di far sentire due tipi di spazi, uno spazio interno e anche uno spazio esterno, perché di fatto la struttura raccoglieva il suono degli esecutori internamente, però questo suono usciva anche attraverso la riflessione, andava dentro il contenitore vero e proprio, e quel contenitore era ascoltabile, perché come vedete la struttura non era completamente chiusa, i pannelli erano in parte mobili, in parte anche proprio tolti, e quindi questi due spazi, quello interno e quello esterno, interagivano, dando luogo a quell'aspetto di suono lontano che Nono cercava molto ed è molto presente in partitura. Ecco, quindi le caratteristiche, diciamo, delle diverse tipologie di spazializzazione sono appunto questo gioco, questa composizione del suono da lontano a vicino, la dimensione verticale, quindi suoni alto-basso, suoni localizzati in punti ben precisi, magari vicini o lontani dall'esecutore stesso, e movimenti iterati a diverse velocità, quindi con l'Alafon, che è uno strumento dello studio di Friburgo che poi ha curato tutta quanta l'elettronica, era possibile appunto simulare movimenti su, nel caso appunto di Prometeo, era su otto altoparlanti, 8 dei 12 altoparlanti, gli altri erano invece più localizzazioni, gli altri 4 localizzati in maniera statica. E poi non credo che avremo tempo, però vale la pena citarlo in questo contesto, le isole 3, 4, 5, che sono appunto la zona centrale della seconda parte, diciamo, del Prometeo, delle isole principali, hanno una spazializzazione per interazione molto interessante, molto importante, che in queste tre isole troviamo proprio il legame fra suono mobile e spazio, in cui il suono mobile e lo spazio diventano effettivamente un'unità musicale molto 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 forte. E direi a questo punto io ritornerei all'inizio per andare verso approfondire il discorso sul suono mobile. Vi avevo accennato già l'idea dell'organico, che quindi sono dominanti i ruoli dei solisti, con un direttore che li ha preparati durante tutto quanto la preparazione di Prometeo, però non solo. Negli anni 80, infatti qua ho scritto 81-85,
perché inizia nell'81 già il percorso, almeno quello musicale, quello ideativo parte già prima, perché i colloqui con Massimo Cacciari, che ha curato i testi e la logica, diciamo, di Prometeo partono più o meno dai tempi, anche nei successivi di Anche da Sole, Carico d'amore, insomma. Però dall'81 comincia il percorso verso l'opera Prometeo e ci sono importanti lavori come Das Atman der Clarsheim, appunto dell'81, per flauto e piccolo coro di 8 voci, poi aumentato a 12. E io frammento da Prometeo, che è proprio sempre dell'81, sempre appunto la prima, il primo studio di cui molti elementi li troveremo poi nel Prometeo vero e proprio. E anche da Das Atman der Clarsheim, in uno schizzo che dopo vi mostro, era previsto proprio come finale di Prometeo, quindi il lavoro iniziato nell'81 era proprio già parte di Prometeo, come pure poi quando stanno morendo di Ario Polacco numero 2 e Guai ai generi di mostri, in cui lui indaga ulteriormente, per esempio, sui fiati, sugli archi, tutto il lavoro sugli archi solisti, in Guai ai generi di mostri, e queste interazioni che poi si faranno nell'isola 3, 4, 5 in diario polacco secondo. Ecco, quindi i solisti arrivano a Prometeo dopo appunto 4 anni di lavoro a stretto contatto con Nono, andando spesso a Friburgo per le sperimentazioni e quindi per capire un linguaggio che è un linguaggio in parte proprio di comunicazione orale, perché molte cose, visto che come vedremo la componente del suono mobile è una componente molto timbrica, la scrittura del timbro a livello verbale è difficile da realizzarsi e quindi con la comunicazione orale uno riesce a influire, a far capire e soprattutto con l'interazione. Scrivere direttamente in partitura questi elementi è in effetti molto, molto difficile e ci troviamo ancora adesso in difficoltà ad avere una partitura che sia esaustiva su questo lato. E difatti, per esempio, già l'archivio diversi anni fa aveva prodotto un CD sul Das Atman der Clarsheim, proprio sulla tecnica di esecuzione di questo lavoro, per lasciare anche una testimonianza sonora, non solo diciamo legata a testimonianze che comunque ci sono nei documenti, però è il suono quello che è importante e il suono per fortuna oggi lo possiamo, diciamo, registrare, anche se la registrazione è un elemento purtroppo assai statico, l'idea di suono mobile invece è un elemento dinamico, però almeno ci dà dei riferimenti. Ecco, dopo molto importante il coro, che appunto è un coro che nasce con l'idea del Das Atman der Clarsheim, sviluppata molto il mio frammento da Prometeo. I 4 gruppi orchestrali sono, diciamo, identici come organico, però dislocati in 4 punti diversi, e poi l'elemento di live electronics, che come vedremo è un elemento nodale per far evolvere il suono mobile. Come avevo già detto prima, i testi sia di Prometeo ma anche di tutte queste opere che portano a Prometeo sono stati curati da Massimo Cacciari. Come vi accennavo prima, la forma è abbastanza complessa, composta da un prologo, 5 isole che in realtà sono 2 isole separate, la 1 e la 2, e le isole 3, 4, 5 che sono unite in un unico momento. E come vedete la parola che
compare di più è rotto, 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 rotto. Quindi la rottura è l'idea formale di base di questo lavoro. E le isole 3, 4, 5 sono appunto, appunto diciamo, l'emblema di questa rottura, perché lui le ha scritte separatamente e dopodiché le ha proprio tagliate e montate in maniera tale da creare una forma diciamo, completa data da però, elementi di rottura. E, oltre a ciò ci erano previsti tre interludi, questo non è lo schizzo definitivo, ma uno schizzo un po' intermedio, quasi più di partenza, che dopo ne resteranno solo due, due stasimi, e come vedete qui c'è il datum del Tarsain che sarebbe stata la conclusione. La prima prova d'insieme che abbiamo fatto San Lorenzo era stata fatta anche con la data del Tarsain ed era tre ore, non so, più di tre ore, adesso non ricordo esattamente quanto. E dopodiché Nono ha ovviamente tagliato alcuni elementi, soprattutto la data del Tarsain che sono già 40 minuti, e quindi per riportare tutto su due ore, un quarto, due ore e mezza a Venezia, dopo nella versione definitiva di Milano è di due ore e un quarto, e questa diciamo è la sequenza delle varie parti con gli organici. Allora, entriamo nel nostro suono, nel nostro suono mobile, eccolo, paia, fermi tutti, mi è scappato, eccolo qua. Ecco, allora, vediamo cosa scrive Nono a proposito del suono mobile, sempre in questo verso proventio. Allora, varie sono le possibilità per ottenere un suono mobile nella voce e negli strumenti. E le nuove tecniche, innanzitutto appunto sono nuove, cioè, l'idea parte comunque da nuove tecniche strumentali, e dai multisuoni esatti, quello che oggi in genere si chiamano suoni multifonici, e non aleatori, ai vari cluster di armonici ottenuti con le labbra, molta pressione media minima sull'ancia del clarinetto. Quindi lui parla dei suoni multifonici, ad esempio, che si potevano fare, si possono fare sul flauto, e quindi posso far sentire un esempio da Roberto Fabriciani, in cui sentiremo questo suono che è in continua evoluzione. Pur essendo un'unica nota, qui siamo sul dasato del Tarsain, sentite presenza di suono e soffio. Diceva analoghi elementi sul suono del clarinetto, qui abbiamo due esempi, uno anche lui che gioca sul rapporto suono-soffio e timbro continuamente variabile all'interno anche di una stessa nota, quindi posso far sentire un esempio.
pressione media, minima sul lancio del clarinetto che consente di ottenere questa tipologia di sonorità. E poi alle nuove relazioni tra intensità 6P e registri finora inediti del tuba. L'esecutore qui è Giancarlo Schiaffini, che ha collaborato appunto come Forisani e Ciro Scarponi in quegli anni. E qui ho un estratto dal post preludio per Donau, che è stato scritto un paio d'anni dopo, però che riassume molto bene questa idea di suono completamente cangiante, mobile, soprattutto in registri inediti per questo strumento. Uno è abituato a un tuba, un registro sempre grave, quindi ci troviamo qua. C'è l'arco mobile, questo appunto in Weiser dimostra c'è stato un lavoro molto grande con i tre archi, dicevo viola, violoncello e contrabbasso, che qui abbiamo Scodalibio, che è stato Stefano Scodalibio, che è stato appunto molto importante in questa fase di sperimentazione. L'arco mobile continuamente rotante su se stesso, con variazioni anche minime tra crini e inno, cambia completamente il timbro, la qualità del suono, per cui tutta la sperimentazione era di un'esecuzione in cui l'arco, come sempre nel violino l'arco è alternato, invece in questo caso l'alternanza è data non solo in senso longitudinale, ma anche in senso rotazionale, e spostandosi continuamente dalle corde verso il ponticello o verso la tastiera, proprio per dare una continua varietà timbrica. E questo però unito in tre, quindi con movimenti coordinati fra i tre, e spesso anche con l'elettronica. Adesso qui abbiamo un passaggio in cui oltre ai tre archi solisti ci sono anche delle alternanze con elementi orchestrali delle promette. Allora qui sentiamo questo suono.
avanti nella ricerca, da sperimentare e studiare direttamente con l'esecutore tecnico, come negli studi analogici, digitali, computer. E cioè, quindi lui fa riferimento al suo rapporto che ha avuto, diciamo, inizialmente con Marino Zuccheri a fonologia, quindi ancora negli studi analogici durante gli anni 60, e che però lui ha continuato a coltivare anche in epoca più recente, appunto dagli anni 80, quando ha cominciato a frequentare lo studio di Friburgo, e in parte anche, come vedremo fra poco, al CSC di Padova, dove è stato realizzato un ambiente esecutivo proprio per il Prometeo. Ecco, continui esperimenti, ricerche, studi che abbiamo effettuato nei recenti 4 anni a Friburgo, eccetera. E un altro esempio che voglio, poi continua, suono mobile nella voce e negli strumenti, e suono mobile per mutazione e trasformazione del primo con strumenti tecnologici. Quindi, un po' come abbiamo già sentito anche negli archi, il suono mobile si ottiene anche con un'ulteriore trasformazione del suono, diciamo, acustico attraverso la tecnologia. E qui vi ho portato un esempio tratto sempre da Prometeo, con il coro che ripete due brevi frammenti, prima il naturale e poi con una trasposizione, quindi con un harmonizer che altera l'altezza del coro e lo rende molto più vibrante, quindi molto più mobile. Sentiamo questo esempio. Succedono dal vivo, è quello che appunto è poi l'essenza del live electronics, intervenire dal vivo su ciò che suona, canta, diciamo, l'esecutore. E adesso vorrei spiegarvi meglio la base, in qualche maniera anche acustica, del suono mobile, partendo da quello che poi scrive anche qui Nono, e suoni mobili sintetici, programmati e controllati sul computer, non necessariamente da fissare su nastro, perché questo era quello che lui era costretto a fare negli anni 60-70. Infatti lui non ha usato suoni sintetici in diversi lavori di quell'epoca, però appunto doveva sempre registrarli su nastro, se pensiamo soprattutto alla fabbrica, in parte alla fabbrica, poi ancora di più a Floresta, che è un giovane che io divida, ha molte fasce di suoni, onde quadre, di oscillatori, che diventano mobili proprio perché sono leggermente sfasate fra di loro e continuamente articolate, in modo tale da dare un tessuto sempre abbastanza grintoso, però comunque fluido. Ecco, allora, non necessariamente da fissare su un nastro, ma da produrre in tempo reale con grande flessibilità e controllo e di mutazione. E quindi vi spiegherei adesso, con alcuni esempi sonori, come abbiamo lavorato all'Università di Padova in collaborazione con il LIMB, che è il laboratorio della Biennale di Venezia di informatica musicale, che era attivo in quegli anni, e in collaborazione anche con il CAM di Parigi, che ci ha dato la possibilità di utilizzare un processore in tempo reale che in quegli anni era un elemento di grande novità. Questo ambiente esecutivo era composto,
tutta composta, nel senso che questa è una dimostrazione adesso che vi farò dal vivo con una simulazione dell'epoca, perché ovviamente le macchine di allora non sono più ovviamente disponibili. E, era pensato appunto per un'esecuzione dal vivo con 6 potenziometri. E qui sono appunto rappresentati i 6 potenziometri in cui l'esecutore, in quel caso poi ero io, controllava il numero delle voci, è un'esecuzione di suoni sintetici, ovviamente polifonici, e ci potevano essere fino a 24 voci in questa polifonia. Quindi c'erano 24 voci e uno poteva scegliere il numero di voci, l'ampiezza quindi di questo suono globale generato, la frequenza, dopo vedremo come opera questa frequenza, e poi 2 parametri per il timbro. Allora, tecnicamente il suono era generato in modulazione di frequenza, credo che la maggior parte delle persone questo non dica nulla, però c'erano 2 parametri per il timbro che sono questo R, che è un rapporto fra la frequenza portante e la frequenza modulante di questa modulazione di frequenza, e il picco di deviazione che mi controlla in pratica il timbro più aspro o meno aspro, quindi il numero di armoniche se vogliamo, oppure meglio dire di parziali, perché non tutti i timbri prodotti da questo strumento sono necessariamente armonici, possono essere anche inarmonici. E in più c'è un elemento fondamentale, che forse è l'elemento base di questo ambiente, che è questo dei microintervalli, ovvero è l'elemento che consente di alterare di pochi cent la altezza di queste voci virtuali, supponiamo che si cantino tutte, suonino tutte all'unisono, aumentando o diminuendo questi microintervalli. Ecco, e questa in qualche maniera è la base, diciamo, del suono mobile, perché la maggior parte di questa mobilità, almeno a livello corale e insieme, è data proprio dall'uso di quarti di tono o anche ottavi di tono. Se guardiamo le partiture di quel periodo, nono indica spesso appunto alterazioni di questo tipo nelle parti, ad esempio, vocali. Ecco, allora vediamo di seguire assieme una piccola dimostrazione di questo ambiente. Allora, partiamo un po' dall'inizio, sentiamo una singola voce, da cosa è composta. Alzo un po' il livello, scusate. Ecco, una singola voce mi dà questa pulsazione. E questo è un suono sinusoidale, quindi un suono privo di armonici. E il sistema funziona, a quei tempi lì, pensate che avevamo una macchina che aveva 60 kilobyte di memoria, 64 kilobyte di memoria, oggi questo qui mi pare abbia non so quanti gigabyte. E 32, su questi 64, 32 erano utilizzati dal processore 4i, perché doveva essere collegato direttamente con la memoria centrale del calcolatore del computer. Ecco, quindi tutti i programmi dovevano stare in 32k, per cui la programmazione doveva essere anche virtuosa da questo punto di vista. Quindi si usava un processo di polling, quindi un processo iterativo, per cui ogni nota restava, pulsava con questo tempo che sentite, che però non è proprio metronomicamente costante, è leggermente variabile, e aggiornava i parametri ad ogni pulsazione. Quindi questi altri 5 parametri qui venivano aggiornati, diciamo, ciclicamente. Ecco, per cui se io adesso cambio la frequenza, sentite che suono, che tono. Siamo posizionati
sette salti di un'ottava. E cosa succede se aumento il numero di note? E siccome partono in qualche maniera non sincrone, il processo è in parte casuale perché appunto questa ritmicità non è assoluta, ma ci sono delle alterazioni. Sentite che via via che io aumento, le note si vanno a coprire, quindi resta una mobilità interna di ampiezza, però adesso qui, man mano che vado su, avevano messo in memoria la frequenza, diciamo, precedente e si stabilizzano su quella, nuova. Ecco, sentite, queste sono le 24 voci all'unisono e c'hanno questa mobilità che dà, dirvi ancora due cose sul
sul sistema. Intanto da cosa era nata questa idea, diciamo, da come è partita l'idea? Beh, adesso non ho portato la frase, però nonno citava spesso, e anche scritto, adesso non so se nell'intervista con Restagno, nel libro di Restagno, il fatto che lui amava molto l'inizio della prima sinfonia di Mahler, queste ottave, le otto ottave che inizia l'orchestra, perché diceva questo suono porta già dentro alla composizione, cioè è un suono in qualche maniera magico, perché ovviamente l'ottava è un suono quasi, come dire, aureo, che però ha una vitalità nonostante questa sfericità, diciamo, che lo affascinava molto. E difatti qui vedete c'è in questo elemento qua, che non vi ho ancora spiegato, che si chiama le strutture armoniche, la possibilità di far sì che queste 24 voci generino gruppi di voci su 8 ottave, e quindi iniziare con appunto una struttura di questo tipo. E in un primo momento c'era stata quasi l'idea di partire con il suono di 8 ottave, come quasi citazione, diciamo. La seconda minore ascendente e discendente, il tritono, la quinta ascendente e la quarta discendente, e dopodiché l'ottava e una combinazione quinta-ottava. Questi sono gli intervalli, in qualche maniera, che sono dominanti poi nelle partiture di nonno. Quindi ve li posso far sentire, quindi partiamo dall'unisono. Ecco, siamo qui. Sì, non so se forse conviene andare all'ottava sopra, ma anche adesso lui si sposta all'ottava sopra. Ecco, sentiamo la seconda minore. Dopodiché mi sposto sul tritono. Thank you.
fatto nel 2012 in occasione di una mostra Visioni del suono, che è stata organizzata appunto all'Università di Padova, all'Orto Botanico, sulla ricerca nel campo della musica elettronica, della computer music, e quindi ovviamente c'era un grosso spazio dedicato anche a Luigi Nono e Prometeo, e con gentilmente prestato per l'archivio anche il modellino della struttura e tante altre cose. Allora, ascoltiamo. Faceva parte di un sistema ben più grosso, il sistema 4X, che è stato sviluppato appunto all'inizio degli anni 80 circa a Parigi, e che appunto Di Giugno ci ha concesso in utilizzo una di queste schede. Ecco, vedete, questo sono i 6 potenziometri che utilizzavo io per l'esecuzione, e le strutture che abbiamo visto prima, queste strutture qui, venivano commutate premendo i tasti del computer, quindi i numeri da 1 a 9 corrispondevano all'attivazione di ognuna di queste. Questo sarebbe il PDP-11, quindi un grosso frigorifero come dimensioni, e questa è la scheda vera e propria, che, pensate bene, tutti quanti questi fili che vedete sono stati collegati a mano, buona parte anche dal Di Giugno stesso, perché è un progetto completamente sperimentale, insomma, quindi nottate a vrai-rappare, come si diceva appunto. E i problemi che abbiamo trovato nell'84 è che questi computer qui non erano pensati per lavorare in una chiesa con l'umidità di Venezia e le temperature variabili. A quei tempi i computer erano messi in ambienti sterili, a temperatura costante, umidità costante, e quindi abbiamo anche rischiato, forse l'ingenuità giovanile aveva detto: ma sì, funzionerà, questo pure ha funzionato tutto. Ecco, vorrei dire due parole in più sul Live Electronics, perché come si suonava, diciamo, il computer dal vivo, anche tutte le altre macchine dello studio di Friburgo venivano suonate dal vivo. Questa è una foto dello studio più o meno dei tempi del primo Prometeo. Dopo, negli anni successivi, le parti analogiche sono state abbastanza cambiate come elementi digitali, però per il Prometeo di Venezia l'unico elemento digitale era l'harmonizer, ovvero lo strumento che doveva trasporre i suoni in tempo reale,
Però questi due elementi che vedete qui, non riesco a ingrandirlo, questi sono due filei a nastro, quindi erano dei registratori costruiti apposta per avere un anello di nastro che girava continuamente, però per non distruggere, perché se l'anello fosse stato di un metro, dopo 20 giri quel nastro era inutilizzabile. Aveva una grossa riserva di nastro dentro questo, per cui era anche molto bello da vedersi, perché un po' come stare davanti al caminetto che uno vede la fiamma sempre identica che cambia continuamente. Però. Ecco, anche lì il nastro si arrotolava su se stesso e si stendeva in maniera continuamente cangiante, pur ripetendo iterativamente questo procedimento. Ecco, quindi i due di lei erano fatti con due registratori magnetici e uno poteva cambiare attraverso delle slitte la distanza fra testina di scrittura e testina di lettura e quindi avere diversi tempi di ritardo. Questi erano il sistema per cambiare i collegamenti, quindi uno poteva avere di tutti i trattamenti e a seconda delle fasi della partitura. Un collegamento poteva andare a un certo tipo di altoparlante o essere applicato a un certo tipo di microfono e viceversa. E dopo abbiamo qui l'alafon che consentiva appunto di far muovere i suoni nello spazio con velocità diverse. E un altro apparecchio molto importante qui sotto era il vocoder. Ecco, l'elemento diciamo abbastanza difficile da realizzare poi era l'esecuzione vera e propria, perché normalmente l'interprete tradizionale cosa fa? Sia voce che strumento, suona, produce un suono acustico che è il suono che va al pubblico. Con la presenza del live electronics, ciò che emette lo strumento o la voce viene captato dal microfono, viene mediamente amplificato e quindi in sala noi ci troviamo due suoni, quello acustico e quello amplificato. Oltre a ciò, però, il suono del microfono va anche a elementi di trasformazione, quindi possono essere appunto questi harmonizer, questi filtri e questi delay, e quindi ci possono essere più elementi di trasformazione che vanno sempre amplificati in sala. Per cui in sala noi ci troviamo la somma di suono acustico, suono amplificato e suoni trasformati, che spesso non sono simultanei ma sono anche ritardati e quindi hanno un senso, per come dire, diciamo, polifonico, cioè le voci vengono raddoppiate. Per suonare tutta questa parte qui, diciamo, dell'amplificazione delle varie trasformazioni, è necessario uno, in questo caso anche più, interpreti elettronici, alcuni esecutori elettronici che controllano questo ambiente esecutivo e quindi appunto con genere banchi di potenziometri o di interruttori uno può attivare le varie trasformazioni oppure dosarle opportunamente in modo tale da avere poi il suono globale voluto. Ecco, le principali tecniche di trasformazione, qui oltre all'amplificazione e la spazializzazione di cui vi ho già detto, sono appunto i delay, le trasposizioni di altezza, i filtraggi e quelli che sono particolarmente interessanti proprio per dare la mobilità del suono è l'uso del gate e del vocoder, che sono, come dire, trattamenti incrociati. Questo gate, ad esempio, è un amplificatore controllato dalla intensità di un altro esecutore. Quindi, diciamo, il caso tipico è un esecutore, diciamo, potrebbe essere un flauto che suona. Si prende il suono del flauto col microfono e da questo suono si estrae il profilo d'ampiezza, ovvero come varia l'ampiezza. Questa ampiezza va a controllare, va a amplificare o attenuare la voce, per esempio, di un cantante. Per questa era la base delle isole 3, 4, 5, per cui c'è una combinazione fra strumenti che controllano e strumenti che vengono controllati. E lì, se riesco ad andare rapidamente alla slide,
non è questa, questa che devo schiacciare, ecco, arriviamo a queste isole 3, 4, 5, ecco, in cui questo è il principio del gate, in cui il flauto, supponiamo, il soprano, supponiamo, fa una nota continua. Dove sono andato? Ho sbagliato a prendere, ecco questo. Il soprano e sentiremo come la dinamica del soprano viene alterata. Il flauto inizia forte, quindi è partita forte. E adesso visivamente, che forse è più facile, questo è il suono del flauto, questo è il suono, vabbè, adesso faccio la tuba, non so perché, forse devo andare sotto, non so, e, ecco, questo è l'inviluppo, diciamo, del suono del soprano. E quindi, vedete questa interazione molto stretta fra ciò che uno canta e l'altro controlla. Perché questo controllo? Perché ognuno di questi esecutori viene poi amplificato in un posto diverso, vedete da questo schema qua, quindi il soprano 1 esce sull'altoparlante 1, il soprano 2 esce sull'altoparlante 6, il clarinetto, il contralto 1 esce sull'altoparlante 5 e il contralto 2 esce sull'altoparlante 11. Essendo questi modulati, quindi si viene a creare comunque una spazializzazione, perché la loro presenza amplificata non è sempre costante. Talvolta sentiamo il suono acustico e talvolta sentiamo il suono amplificato, che essendo più forte sposta il baricentro dal suono acustico al suono. E quindi in queste fasi delle isole 3 e anche 4 abbiamo, sembra quasi di stare in mezzo, dico qua, al bacino San Marco, in cui tutti i suoni si sommano e sono sempre molto cangianti. Devo dire, è una per me delle parti più interessanti di Prometeo, in cui il suono mobile veramente si fonde con lo spazio altrettanto mobile. Direi che abbiamo fatto, non ho l'orologio, ma presumo che sia sufficientemente tardi per chiudere. Ogni spazio poi ha i suoi vantaggi e ogni medaglia c'è il suo rovescio, quindi bisogna costruire Prometeo, anche il suono di Prometeo, nello spazio reale in cui si va ad eseguire. Per cui non è che tu dici, io lo so fare. Lo so fare, vado lì, ho già i programmi fatti, schiaccio il bottone e vado. È come dire, questa struttura pensata anche proprio con la logica di uno strumento che va accordato, quindi quando uno va in un ambiente, in una sala per fare il Prometeo, deve accordare il Prometeo su quella sala lì. Io ultimamente ho letto su un programma di Colonia, fanno dei concerti di musica contemporanea, c'era un concerto dedicato al fatto che secondo loro queste musiche qua non si possono più fare perché le macchine non ci sono più o non funzionano più e allora basta. E sono rimasta molto sorpresa perché si chiama, sì, che prima si aveva i nastri e dopo i CD e già i computer, cioè io credo che, non so, No, ovviamente questo è un problema, nel senso che sappiamo come la tecnologia ha una vita breve e quindi vanno rinnovate. E lì il problema, diciamo, è innanzitutto, come dire, di scrittura, cioè per fortuna che lo studio di Friburgo ha sempre documentato molto bene il lavoro dell'elettronica e quindi adesso anche la partitura che è pubblicato Ricordi,
penso che sia nata, insomma, documenta molto bene tutto ciò che deve essere fatto con l'elettronica. È chiaro che mentre il nastro in qualche maniera è un prodotto già finito e che oggi è rilasciato anche su CD o te lo danno su file, e bene o male non voglio dire che si tratta di premere un pulsante perché anche quello va poi suonato, però diciamo la possibilità di deformare, di rovinare diciamo, il contenuto è abbastanza piccola. E nel caso di questa elettronica, come si deve accordare lo spazio, anche tutti quanti i trattamenti elettronici devono essere riprogrammati e quindi devono essere rifatti. Cioè, quindi noi adesso che l'abbiamo fatto a Parma l'anno scorso, abbiamo dovuto riscrivere tutti quanti i programmi. Sarebbe possibile a una persona, anche senza la sua presenza, direi professore, riuscire a realizzare Promete, con tutta la memoria storica e sonora e tutta la sua amicizia che l'ha legata a Luigi Nono? Io spero proprio di sì, perché spero di avere una vita eterna, però sicuramente non l'avrò. Quindi lo sforzo che sta facendo Ricordi, poi soprattutto Andrea Risciare, il grande testimone da questo punto di vista, è proprio quello di dare un documento che sia esaustivo, con l'esaustività però diciamo delle partiture, cioè non è che Mozart, la partitura di Mozart sia completamente esaustiva, quindi infatti non a caso l'Archivio Nono da diversi anni opera a promuovere corsi di interpretazione per poter fare questa tradizione orale che in fondo il conservatorio dall'Ottocento ha cercato sempre di mantenere, perché appunto la musica, se si potesse scrivere verbalmente come va suonata, avremmo risolto molti problemi. Per fortuna o no, adesso non so se sia una fortuna, ma comunque non si può fare. E quindi la tradizione orale, la tradizione d'ascolto e l'apprendimento per imitazione in qualche maniera sono elementi fondamentali. Dopo, per fortuna, c'è anche diciamo, ciò che l'interprete aggiunge, quindi questo consentirà per me probabilmente di andare oltre anche, perché non credo che l'idea di Nono, anche se c'era lui e tutto quanto, sia stata sempre eseguita al massimo delle possibilità, un po' perché le tecnologie non sempre erano all'altezza, oggi abbiamo molte più tecnologie. Il pericolo è, che ne so, di andare in un'opera new age se va in mano diciamo, a un interprete, dico, ho sbagliato, insomma. Però questo è un pericolo un po' di tutta la musica. Grazie. Posso chiedere una cosa? Una curiosità, cioè cosa le ha lasciato l'esperienza di Prometeo, quindi l'amicizia con Nono, perché siccome l'ho preso anche io all'esame come studio, cioè l'ho trovato proprio un'opera multimediale, perché cioè, adesso si utilizza dalla scrittura di Cacciari, dall'intervento però di tutta questa esperienza che cosa cioè, ha cambiato sul modo di vedere poi progetti futuri o la... Diciamo in qualche maniera mi ha formato, perché negli anni di Prometeo io ero appena finita l'università, insomma, no, non proprio appena finita, ma insomma ero ancora in una fase di formazione tutto sommato. Quindi Nono io l'ho conosciuto nel 77 e da quella data là sono entrato in un mondo che mi era in parte noto, perché già Padova faceva musica elettronica dalla fine degli anni 60, però a un altro livello, insomma, cioè, è chiaro che entrare in contatto e nel mondo poi musicale di Nono è stato un grande successo. E arrivare poi addirittura a Prometeo con uno strumento inventato diciamo, da noi è stata una sfida e anche un risultato per me molto, molto importante. Bene, allora, grazie a voi.